Siamo nella sede ufficiale dell'Assoporto di Augusta. L'Assoporto è un'associazione senza scopi di lucro che raduna gli operatori portuali di questo grandissimo porto, che è quello di Augusta, visto negli anni quando Federico II fondò questa città. Già allora, no, grande lungimiranza dal fondatore della città, ma oggi e questo porto, con grandi insoddisfazioni per tutta la città, sembra quasi in declino, anche perché si palpa quasi quasi fisicamente un senso di perdita, cioè quello dell'autorità portuale che fu attivata alcuni anni addietro, che è stata per anni anche oggetto di contestazione e comunque di critiche legittime, e ora noi rischiamo, dopo aver perso importanti istituzioni, per esempio l'Agenzia delle Entrate, stiamo perdendo anche altri pezzi di istituzioni, e abbiamo perso anche importanti divisioni dell'ospedale. Ecco, parliamo con il presidente dell'Assoporto, Davide Fazio, soprattutto perché lo conosciamo come un operatore agguerrito, senza peli sulla lingua, riguardo alle gravi carenze di questo porto. Io vorrei solo, come premessa, prima di dare la parola al presidente Fazio, ricordare che in passato, con altre emittenti, in altre circostanze, abbiamo intervistato, per esempio, l'allora ministro della Mina Mercantile Vizzini, venne qui a fare una visita al porto, eccetera. Abbiamo pubblicato servizi su Prospettive Siracusa della Camera di Commercio 30 anni fa. E sembra quasi che in 30 anni, no, non sia cambiato niente. Addirittura sono pezzi che io potrei anche riproporre, quasi nemmeno cambiando una virgola. Allora, come stanno le cose adesso? Ma le cose stanno, secondo me, noi abbiamo un porto che è un talento naturale, soprattutto talento naturale, in quanto abbiamo, diciamo, una rada che è molto ma molto grande, addirittura chi naviga dice che ce n'è qualcuna fosse simile in Giappone, e malgrado abbiamo, diciamo, queste peculiarità che sono fondamentali per avere, diciamo, un porto, come diceva lei poco fa, siamo fermi all'anno zero, nel senso che eravamo molto fiduciosi noi che con la nascita dell'autorità portuale avremmo avuto sicuramente uno sviluppo di un certo tipo per quanto riguarda, come dire, la nostra vocazione, diciamo, petrolifera o petrolchimica, se vogliamo, e quindi potevamo avere benissimo la cosiddetta carta di ricambio, chiamiamola così. Cosa vuol dire esattamente? Carta di ricambio vuol dire che non dovevamo rivolgerci o avere solamente, come dire, la prospettiva di un porto petrolchimico, ma poter fare, come dire, tante altro tipo di attività. Noi abbiamo un settore della cantieristica che è molto importante, e quindi questo qua poterlo sviluppare ancora meglio, perché dare più spazi, dare la possibilità anche di snellire questo tipo di attività che oggi sono soffocati dalla burocrazia, come tante altre attività. Cioè, dire, i cantieri sono dotati già di una certa autonomia perché fanno i cantieri, eppure bisogna ancora fare delle trafile burocratiche, delle richieste di volta in volta che, come dire, secondo me fuori luogo, perché già il cantiere, essendo un cantiere, è già autorizzato determinate autorizzazioni. Secondo noi abbiamo prospettato questo, per fare un piccolo esempio, già al commissario, abbiamo dato anche al commissario Puglia, esatto, cioè che sostituisce l'autorità portuale, il presidente, diciamo, la governanza, sì, nel momento lui. E abbiamo dato una serie di proposte per snellire delle procedure, perché pensiamo che anche queste siano, come dire, importanti per una forma di sviluppo. Per noi sviluppo significa innanzitutto sburocratizzare moltissimo quelle che sono le procedure che si possono fare, perché, ripeto, abbiamo avanzato tante proposte. Poi dovremmo andare noi, come ho detto in un convegno recentemente organizzato dalla Rotary, andare oltre l'illecito, su questo, senza andare ovviamente a sconfinare nell'illecito. Cosa voglio dire con questo? Faccio un esempio, per quanto riguarda il discorso della sicurezza, che oggi tutti non fanno altro che aggrapparsi a questo, chiamiamolo vincolo, no? Non è che la sicurezza, per essere, come dire, tale, non bisogna far niente, perché sennò non serve, diciamo. La sicurezza, secondo me, è, come dire, qualche cosa
che va guardata con un certo aspetto, però nel frattempo bisogna avere anche l'intelligenza di sapere dove la sicurezza potrebbe anche ostacolare l'attività. In quel caso non è più sicurezza, in quel caso è ostacolo, una cosa ben diversa. Ma questo sempre dipende dalla burocrazia. Dipende dalla burocrazia, che in questo caso noi cosa abbiamo? Abbiamo nel porto, abbiamo la sicurezza che, come dire, è soggetta alla capitaneria di porto, quindi all'autorità marittima. Sì. Poi abbiamo tutto quello che è il restante, che è quasi il 90%, che è sotto, diciamo, l'egida dell'autorità portuale. Noi vorremmo che queste due cose fossero, come dire, innanzitutto molto più ad unisono, diciamo. L'autorità portuale oggi mi sembra che è relegata solamente a un discorso di esattore, come se gli interessa solamente incassare le tasse di ancoraggio, incassare i soldi, per dire, del demanio, incassare i soldi delle concessioni, cioè come se facessero degli esattori veri e propri. Io invece vorrei che l'autorità portuale fosse anche un organo tecnico, perché avendo loro, ma non dovrebbe essere così istituzionalmente. Dovrebbe essere così, però infatti non abbiamo noi all'interno dell'autorità portuale un reparto tecnico, cioè dire, loro dispongono anche di ormeggi, di banchine, e quindi cosa bisogna fare secondo me? A secondo il tipo di nave o il tipo di merce bisogna dare anche delle banchine, diciamo, confacenti, non ci sono dubbi, no? E quindi questo, diciamo, è un altro aspetto che secondo me non va sottovalutato, anzi al contrario. Ma infatti si parla tanto di banchini per il porto commerciale, tante volte decantato, e però non parte mai, non decolla. Sì, sì, ma per questo pare che dovrebbero partire adesso i lavori, no? I famosi 40 milioni di euro dovrebbero partire. Quindi sono stati finanziati dall'Unione Europea. Sono stati finanziati dall'Unione Europea. E quindi dovremmo avere, almeno a breve, nel giro di qualche anno, delle banchine anche competitive, perché oggi non abbiamo altro noi che delle banchine con delle bit, la verità è questo, non abbiamo altro. Ancora abbiamo il pontile, questo qui rorò, che non è completato per quanto riguarda, diciamo, il lato a sud non è completato. Io credo che fino ad oggi, dal punto di vista concreto, l'autorità portuale non è che abbia fatto molto, anzi ha fatto molto poco. E dal punto di vista occupazionale, dal per esempio, punto di vista occupazionale, io credo i giovani che possibilità hanno. Ma ne dovrebbero avere moltissime, secondo me, perché tutto dobbiamo parlare, secondo me, qui ad Augusta, tranne che di disoccupazione giovanile. Però tutto questo non avviene perché si dà l'impressione che c'è qualche cosa che blocchi tutto. È anche vero che non abbiamo noi un comune che abbia una sua, come dire, amministrazione. Anche lì abbiamo la disgrazia di essere commissariati fino a, perché adesso è stato presentato il piano regolatore portuale nei posti seri, chiamiamoli così. Adesso si andrebbe a discutere assieme al proprietario del territorio, che è, diciamo, l'amministrazione comunale, ed eventualmente assieme studiare quali potrebbero essere le criticità, quali potrebbero essere le situazioni di sviluppo, quali potrebbero essere, come dire, le vie sono tra la città, il territorio e il porto. Sono cose, secondo noi, fondamentali. Ma questo piano regolatore deve essere approvato da tre comuni, perché lei, cioè, sa, Augusto, Briolo e Melilli. Esatto. Io credo, un'altra osservazione che ci permettiamo di fare, che certe cose non deve ancora arrivare Garibaldi col cavallo bianco e Anita al seguito per cambiarle. Lo trovo semplicemente pazzesco che per prendere delle decisioni in seno al comitato portuale debbano sedere ancora tre sindaci di tre comuni. Io credo che bisogna cambiare anche, come dire, la mappatura del territorio per quanto riguarda la portualità. Cioè dire, se il comune di Melilli, che ha un territorio molto esteso e arriva fin dentro, come dire, il governo dell'autorità portuale, lo trovo sbagliato, anche quello del comune di Priolo. Io credo che bisogna ridisegnarvi questi territori, perché questo snellirebbe, secondo me, anche in questo caso l'approvazione di un piano regolatore. Io mi domando a questo punto, ma il porto è di Augusta o è di Priolo e Melilli? No, noi abbiamo,
perché c'è qualcuno che si mette... dice Porto di Augusta, sì, si dice Porto Augusta, però i tecnici, quelli là che vogliono mettere i puntini sulle U e non sulle I come i norvegesi, dicono che è la rada di Augusta, ma il porto è della Sicilia tutta. Ah beh, questo non ci sono dubbi, questo è in via ottimale, diciamo, per carità, per carità. Anche potremmo dire dell'Italia tutta, potremmo certo, dire per Venezia del mondo. Vabbè. Certo, certo, noi avevamo prospettato anche a suo tempo di allargare i confini, perché lei sa benissimo che l'autorità portuale arriva come competenza solamente dentro la rada megalese e nemmeno in quello là nel porto Sifonio ha competenza, ma dal momento in cui venisse costruita qualche cosa, allora in quel caso sì, ma al momento siamo fermi. Avevamo chiesto a suo tempo di andare noi a confinare come territorio con San Leonardo e quindi con Catania, e a sud addirittura di arrivare noi a Santa Margherita. Sì. E quindi questo avrebbe portato che cosa? Ne avrebbe fatto di Augusta il primo porto petrolifero, e quindi questo avrebbe dato anche una certa importanza adesso in termini di scelta per la sede dell'autorità portuale, perché il primo porto petrolifero d'Italia ovviamente non si può lasciare fuori, perché contrariamente a quello che si dice, che noi siamo, noi augustani siamo i peggiori, come dire, detrattori di Augusta, noi quando passiamo da via Domenico Tempio per andare a Catania vediamo, per dire, due o tre scatoletti e siamo convinti, ovviamente siccome il porto di Catania è molto piccolo, siamo convinti che questo porto sta lavorando. È pieno di container, in questo sappiamo, senso. Sì, ma voglio dire, la maggior parte sono scatole vuote, stiamo parlando di container che sono, diciamo, a livello numerico e non fanno gioco e non fanno testo. E poi oltretutto vorrei spiegare, chi ha un occhio tecnico si rende conto benissimo che cosa ci fa una nave da crociera sotto una gru Paceco, viceversa cosa ci fa una Paceco davanti a una nave da crociera, c'è qualche cosa che non va. Quindi voglio dire... Cioè parliamo di specializzazione dei porti, bravo, in senso bravo, è questo. Perché, Catania, cioè, dovrebbe essere solo solamente un porto per le crocieristiche, secondo me, crocieristiche. Noi dovremmo avere un porto commerciale. Commerciale a tutti gli effetti, ecco. Cioè dire che spazierebbe sia dalle grandi rinfuse, sia ai container veri e propri, perché Catania, con tutto che adesso fa qualche contenitore, ma è sempre limitato. Limitato. Noi sempre abbiamo limitato. Grande rada, abbiamo detto. Noi abbiamo anche grandi spazi. Grandi spazi. La profondità. Grandi spazi. Ma Siracusa sarebbe fuori dal gioco? Siracusa in diciamo questo così. Caso sarebbe un porto, diciamo, a vocazione turistica, perché ovviamente abbiamo Siracusa con tutti i suoi... come dire, siti archeologici che conosciamo bene, che sono di, come dire, di conoscenza mondiale. Abbiamo poi proprio la vocazione turistica di come è fatto il porto di Siracusa, il porto grande, quindi per l'accoglienza dei grandi yacht sarebbe, come dire, eccezionale, ecco, già per certi aspetti lo fa, però bisognerebbe svilupparlo. Quindi è una questione di razionalizzazione, sì, perché io... di non miopia. Sì, di ma attenzione, perché questo qui, diciamo, sulla carta siamo tutti bravi, però sulla sono carta. Convinto che non c'è nessuno che lascerebbe qualche cosa di quello che fa adesso a vantaggio di questo discorso di sistema. E sta lì, diciamo, secondo me... il punto. Qualcuno che abbandoni quella qualcosa che già c'ha, lasciarla all'altro sito affinché ne acquisisca un altro, diciamo, che è più congeniale. Ecco, questo non è che è una cosa facile. Capisco questo, ma se ci fosse un'unica autorità portuale, allora si potrebbe razionalizzare, si potrebbe senza avere questa miopia. Però sì, ma questo si potrebbe fare, secondo me. Io fino ad oggi ho visto scelte di presidenti poco felici. Abbiamo avuto scelte di presidenti, di autorità portuali, noi poco felici. Gente che non aveva nemmeno il requisito. I requisiti, allora è fuori legge, cioè, a questo punto. Non ci sono dubbi. Tutti non ci sono dubbi. Fuori legge, lo sanno tutti, però non è successo niente. Abbiamo avuto anche le ultime terne che abbiamo avuto, le ultime terne prima di essere commissariati. Io sfido chiunque a trovare dei curricula giusto che siano in sintonia con l'84. Spieghiamo agli ascoltatori, le terne sono quelle proprio designate, sì, dai vari comuni, abbiamo, sì, detto Priolo, Augusta e Meriti, dalla Camera di Commercio, che deve indicare tre nomi, esatto, e poi il ministro, di concerto col presidente della regione, sì, deve scegliere un nome soltanto. Io ve ne dico una sola, la Camera di Commercio ha scelto il dottor Cappellani, anche, che mi pare il direttore, se non sbaglio, della Camera di Commercio. Sì, quindi vuol dire che loro, che dovrebbero conoscere il tessuto produttivo, vuol dire che non hanno trovato un imprenditore marittimo all'altezza e si è nominato lui stesso. Questo è il massimo.
Questo è il massimo. A proposito di container, si diceva sempre i container, si parlava anche dei cinesi, sì. Tante volte è stato detto, anche la stampa ha dato risonanza, la stampa cartacea quotidiana, risonanza alle venute dei cinesi, almeno due delegazioni abbiamo avuto, se non sbaglio, nei vari anni, recentissimamente. Le dico subito, noi abbiamo avuto anni fa, anni addietro, se lei si ricorda, una società giapponese che era il terzo vettore al mondo, si chiamava KKK, la Keiichi Kawasaki Line. Questo è il terzo vettore del mondo che si era insediato ad Augusta. Aveva provveduto a costruire un proprio terminal a proprie spese, aveva degli uffici in via Calaccio, c'erano 30 dipendenti già, avevano già acquistato dei macchinari e delle gru non indifferenti. La conosco al dettaglio, diciamo, questa situazione, perché sottoscritto era stato nominato quale spedizioniere doganale, quindi dovevo gestire anche i magazzini di questi signori, oltre alla commercializzazione dei container, quindi conosco molto bene la faccenda. Bene, i giapponesi avevano chiesto tre cose per stare qui. Il fondale che venisse confermato, quello per cui era stata data la concessione, quindi 13,80 m. Bisognava scavare allora. Sì, perché poi con le navi che c'erano state prima e con le rinfuse c'era sempre qualche cosa che andava a male, quindi poi nel tempo il fondale ovviamente si accorciava. Quando quindi parliamo di rinfuse parliamo di merci secche. Sì, merci secche. Non, ecco, merci questo è il senso, rinfuse. Sì, 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 parliamo di basalti, parliamo di zolfo, parliamo di tante altre cose. E poi avevano un sistema di comunicazione che ancora eravamo col sistema wireless, quindi, e poi avevano bisogno del gruppo elettrogeno perché la mattina per partire avevano bisogno di questo, quindi parliamo nel 2004-2005, non è stato, quando il film di Stanley Kubrick che Odissea nello spazio 2001, ecco il titolo 2001 Odissea nello spazio, quindi lascia immaginare. Dopo alcuni anni, ovviamente, dopo una perdita cospicua di denaro, i giapponesi hanno abbandonato il sito e non è successo niente. Io credo che in qualunque altra parte del mondo ci sarebbe stata una piccola rivoluzione, perché perdere un'occasione ghiotta come questa è stata una grandissima perdita. Ora io vi chiedo, ma voi pensate che i giapponesi hanno abbandonato il sito e il cinese è, come dire, meno furbo, meno professionale del giapponese? Io so che l'autorità portuale è andata in Cina a, come dire, propagandare il nostro porto. Hanno portato delle brochure e il presidente Galosso non faceva altro che dirci che quando i cinesi hanno visto la brochure, ex presidente, sì, quando hanno visto la brochure hanno detto Romantic Port, hanno usato questa espressione, per un porto commerciale io credo che sia la peggiore delle offese, Romantic Port, che significa vatti a fare una passeggiata con la fidanzata in gondola, significa questo Romantic Port. Romantico nel senso tradizionale, c'è la luna e le stelle, il riflesso sull'acqua. Quindi credo che sia, come dire, una freddura per chi conosce l'inglese, per dire tutto potrebbe essere tranne che un porto commerciale questo. Noi, mi ricordo, all'epoca avevamo anche detto quale poteva essere il porto commerciale per antonomasia, non certamente questo, dove si trova adesso, perché dovrebbero le navi attraversare tutto il porto. Faccio presente ci sono gasiere, petroliere, la marina militare che fa scuola comando, quindi avevamo noi individuato un sito che è esattamente dove c'è il seno di Priolo, quindi c'è un golfo naturale, bastava scavare e chiudere con una diga e basta, era fatto. Però avevamo prima noi la necessità di estendere il nostro territorio, se no poteva venire anche Priolo a inventarsi un porto. Quindi avevamo detto anche questa prospettiva. Poi, per quanto riguarda invece la bonifica, perché se parlano di bonifica, siamo ancora di quattrini da spendere, le industrie dovrebbero sì, c'era poi entrare in ballo la procura della Repubblica, perché diceva che non bisognava andare a scavare perché ormai i sedimenti si erano già localizzati in basso. E però se non ricordo male, proprio di Giappone, se non ricordo male, a Minamata, quando 30 anni fa ci fu quel fenomeno del mercurio, mi pare che i giapponesi chiusero tutto, bonificarono e poi hanno riaperto, se non sbaglio, se non ricordo male. Sì, però qualcuno mi dovrebbe spiegare, adesso hanno preso la famosa nave siriana che era piena di veleni,
l'hanno bonificata questa nave e le scorie sono state buttate tutte, o andranno buttate perché è top secret, a centro del Mediterraneo. Quindi parliamo di mare chiuso dove vengono buttate queste cose. E nessuno si sta indignando. Io non capisco perché questi sedimenti che ci sono qui da noi, dobbiamo andare a costruire quest'aborto e ci dobbiamo inventare un terminal container, secondo me, che lì non potrà mai nascere e determinerebbe la morte del porto di Augusta, perché si chiuderebbe il canale inglese, non ci sarebbe il ricircolo più di acqua, abbiamo visto anche qui ai ponti di campagna cosiddetti che non passa più acqua, certo. E quindi tutto secondo me andrebbe a morire, si chiuderebbe completamente, si intaserebbe. Io non capisco perché progetti sbagliati si debbono portare avanti. È un progetto questo sbagliato che secondo me va bloccato. No, la domanda è questa, semplicissima quasi, ma perché a Ragusa, dal nulla, dalla sabbia, hanno fatto fuori un paio d'anni un porto turistico magnifico, con le luci, le bitte, le luci funzionalissimo, sì. E adesso è anche fonte di attrazione, non solo di incremento dei visitatori, ma turistica quasi, attrazione turistica quasi, ma e noi non riusciamo, noi non riusciamo a risollevarci. Una volta qui e voi eravate notte e giorno. Ecco, notte e giorno lavoravate. Ora mi pare che qui c'è stato un calo profondo. Sì, sì, e quindi qual è, non dico la ricetta miracolistica, ma insomma le vostre proposte. Ma proposte ne abbiamo fatte noi, non è che non abbiamo fatto, ne abbiamo fatte proposte. Ripeto, la prima delle proposte è quella che vogliamo che qualunque tipo di iniziativa da parte degli operatori che viene, come dire, prospettata alle autorità, deve essere accolta, secondo me, nella maniera più felice possibile. Questo è alla base. Mi spiego meglio. Ho fatto un esempio più di una volta. Molte navi che scalavano in passato qui ad Augusta venivano bloccate. Scalare è un termine tecnico. Sì. Scalare il sì. porto. Approdavano. Sì. Approdavano. Sì. Venivano. Ovviamente la nave non nasce come Venere dalla sfuma dell'acqua, mi pare ovvio, no? E quindi una nave per venire qua e poi diventare carretta del mare, una nave ci vogliono almeno 30 anni. La carretta del mare nel senso viene abbandonata? Mi spiego. Veniva qui, doveva fare per esempio bunker, ah, certo, esempio, sì, sì. E poi veniva, come dire, posta sotto segreto perché non aveva dei requisiti tali per quanto riguardava la sicurezza, eccetera, 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 non mi sto qui a dilungare. Sì. E veniva sequestrata, questa nave che fa, una volta sequestrata, rimane qui, abbandonata, per giunta noi poi operatori che avevamo costituito il welfare, provvedevamo a pagare ai marittimi biglietti per andare a casa, sostentamento, eccetera, eccetera. A vostre spese? Sì, generalmente siamo noi stessi che poi provvediamo a fare queste cose qui. Quindi noi rimaniamo fregati, diciamo, più di una volta, ma lo facciamo con piacere perché capiamo benissimo cosa vuol dire un marittimo abbandonato in terra, diciamo, straniera, e quindi lo facciamo, diciamo, con piacere questo. Però bisogna essere molto più pragmatici, questo mi riferisco soprattutto alle autorità. Una nave, come dicevo prima, non arriva qui e è diventata carretta del mare durante il tragitto, perché sennò dovrebbe navigare 30-40 anni senza toccare un porto. Evidentemente per venire qui ha lasciato un porto. Non ci sono dubbi. Ed era nelle stesse condizioni per cui è arrivata qui. E le regole sono internazionali. Quindi vorrei essere spiegato perché in quel posto non l'hanno fermata e l'abbiamo fermata noi che siamo i soliti primi della classe. Questo comporta poi che cosa? Ovviamente quello che io ho detto prima. Blocca la nave, il porto non diventa poi più un porto amico, perché si diffonde anche, diciamo, la voce in giro, ah, che Augusta diventa bloccato. Poi un porto difficile, certo. E quindi anche commercialmente diventa difficile. Non da appetibile, non allora. Più appetibile. Non solo, ma queste carrette che sono qui, non so, sono d'impaccio. Ovvio, perché poi, no, ovvio, perché sono poi tante vengono messe poi in posti, diciamo, che pur essendo grande la vada. Certo, noi abbiamo, come dire, fame, sete di banchine, perché le banchine sono importanti, molto spesso dobbiamo fare dei lavori che dovremmo, come dire, stoppare la macchina e quindi metterla in sicurezza, anziché di mettere il rimorchiatore magari affiancarla in banchina, risparmiare qualche soldo. Questo non si può fare perché banchine ad Augusta ne abbiamo pochissime. Poi con questa faccenda dei migranti, poveretti, lo capisco, anche questa è una forma, diciamo, di svilimento del porto. Vengo subito al dunque. Perché i migranti sbarcano al porto commerciale, in questo senso... Certamente, un porto... No, non questo nesso non... Lo dico, non lo spiego subito.
Il porto commerciale, come dicevo prima, è un porto commerciale dove si imbarcano e si sbarcano passeggeri, passeggeri e merci, soprattutto, soprattutto. Dal momento in cui noi stiamo facendo, come dire, un porto esclusivo adesso per le navi della Marina Militare, si può dire esclusivo perché ovviamente, lo capisco, ne arrivano anche 2-3 la settimana, le banchine vengono occupate. E ovviamente capisco anche la priorità di queste navi, ovviamente, perché hanno delle persone a bordo, esseri umani, ovviamente, che hanno bisogno di attenzione. Però noi abbiamo detto che era adesso anche il caso, visto anche le condizioni del comune, che non c'è una via, siamo combinati economicamente come siamo combinati, avevamo individuato anche un porto dove poter scalare questa povera gente con tutta l'assistenza del caso. Questo porto si chiama Corigliano Calabro, è a sud di Taranto, è un porto di seconda classe, ha 1.300.000 metri quadri di specchio acqueo, 270.000 metri quadri di banchina e 12 metri di pescaggio. Migliore del nostro, quasi. Molto meglio, perché non c'è quella vocazione commerciale che c'è il nostro. Quindi lì potrebbero essere in tutta autonomia, costruirgli anche degli alloggi magari momentanei, delle docce fatte in maniera, diciamo, seria, non come queste che qui vi spogliano nudi, maschi e femmine. Sì, abbiamo anche avuto queste disgrazie di Lampedusa. Che siamo cose è stato documentato anche questo. No, ma qua a Lampedusa, qui ad Augusta. Sì, sì, dico come è successo a Lampedusa in passato. No, ma a Lampedusa più che altro facevano, se non mi ricordo male, il lavaggio, diciamo, con le manichette, che poi parlando con qualche medico mi spiegava che si fa così in tutto il mondo, non è una cosa che facevano a Lampedusa perché gli era venuto in mente di fare questa cosa, era profilassi essenziale, la prima profilassi essenziale contro la scabbia, spiegavano i medici. È un po' come quando lo dice un medico, come quando vengono decontaminati quelli che sono soggetti alla radiazione. Tanto di cappello. Quindi abbiamo dato anche la possibilità di un porto alternativo, perché c'è stato uno stop di circa 10 giorni che non sono venuti i migranti qui. Perché l'autorità portuale comprende il problema che il migrante potrebbe scoraggiare eventuali, come dire, clienti, chiamiamoli così, che si dovrebbero insediare, vedi i cinesi che ha detto poc'anzi lei, infatti era venuta la delegazione cinese, e ovviamente sono stati intelligenti a non far scendere, come dire, migranti, perché... E questa è una cosa che non c'è, certo, perché si potrebbe... È stata una pausa di... Certamente, sì, certamente, certamente. E quindi sì, era stato, diciamo... in qualche modo percepito già questo fatto della pausa perché c'è la delegazione cinese. Lo sanno benissimo. Ma la domanda viene quasi naturale: perché la Marina Militare non accoglie questo suggerimento e continua a far portare questi migranti qua? Perché la base loro è qui, la nostra. Beh, diciamo che più vicino, più comodo per loro. Sono convinto che Augusta logisticamente per loro ovviamente è molto più attrezzata. Su questo non ci sono. Però perché non vanno nella zona militare? Anche questo ce lo siamo chiesto, hanno un pontile che è enorme. Infatti. Purtroppo, ripeto, anche perché i migranti sono tutti incolonnati, inquadrati, controllati dagli uomini della polizia, della Croce Rossa, della Misericordia, quindi non è che ci sarebbero problemi, penso. Allora, questa è una domanda che dobbiamo porre all'ammiraglio Camerini, vedremo. Una cosa che ci siamo anche chiesti è per avere noi a terra i marittimi imbarcati sulla nave, quindi significa contando di contratto di lavoro, per poter scendere dobbiamo fare un'altra fila sia in polizia sia in capitaneria eccetera eccetera eccetera, che la nave quasi quasi sta per partire e ancora non siamo riusciti ad avere il permesso, quindi la gente non può scendere a terra. E invece i migranti, non voglio fare per carità un discorso discriminante, attenzione, sono due tipologie diverse, però stiamo parlando di marittimi con tanto di contratto di lavoro che noi siamo costretti a peregrinare per farli scendere, quindi un danno economico per la città, non indifferente. Perché non vengono, non sbarcano. Perché non possono scendere, perché poi abbiamo la polizia che è ubicata al porto commerciale, quindi a 8 km dalla città. Questa è una cosa grave. Questa è una cosa grave, io sono convinto che... La polizia di frontiera prima c'era qui, esatto, nel porto, esatto, dove noi ci troviamo, ora non c'è più danno. Noi a tal proposito abbiamo suggerito... Quanti anni sono passati? Una ventina? Noi avevamo suggerito anche addirittura, al di là che tu ti puoi fare
l'ufficio anche al porto commerciale ed è giusto, però devi avere secondo noi anche un ufficio qui in città, perché tutti gli uffici insistono qui. Per cui noi, se vogliamo fare delle cose, diciamo, in maniera celere, veloce, dovremmo avere degli uffici ubicati in centro. Poi tu puoi fare anche un ufficio. Ma il centro è anche questo dove ci troviamo noi. Certo, noi ci troviamo nell'area del vecchio porto, certo, siamo vicini al centro. Avevamo individuato come sito naturale dell'autorità portuale di Augusta il convento di San Domenico. Ah. Perché abbiamo degli spazi enormi. Avremmo potuto costruire un bel museo del mare e gestito dall'autorità portuale, avremmo avuto un sito, come dire, anche di rappresentanza, perché in tutte le città dove hanno sede l'autorità portuale è così. Avete fatto la richiesta per questo? Avevamo detto questo, se si ricorda, quando avevamo fatto quell'incontro a Palazzo Zuccheri. Sì, avevamo dato questo suggerimento. Sì. Ah, ecco. Però è rimasto praticamente lettera morta. Cioè, ce ne sono... Anche perché il San Domenico dipende anche dalla sovrintendenza, è legato anche a questo fatto. Certo. Beh, tornando a parlare di porto commerciale, Malta... fa una concorrenza spietata ad Augusta. Malta fa una concorrenza spietata non solo ad Augusta, ma a tutta la Sicilia. E la fa grazie alla miopia dei siciliani. Perché se Malta oggi ha un forte impatto da tutti i punti di vista, sia turistico, lei sa meglio di me che togliendo la parte importante che fu all'epoca costruita dai cavalieri, Malta non ha niente, come territorio è piccolissimo, come entroterra non ha niente, eppure commercializza container. Quindi quando c'è qualcuno intelligentone che sempre spiega perché i container qui non possono attecchire perché non abbiamo retroporto, io dico: noi abbiamo 6 milioni di abitanti in Sicilia. Abbiamo un territorio che è vastissimo, più della Lombardia, quindi voglio dire, il problema sta secondo me sempre nel cosiddetto manico. O nella testa, no? Il manico in questo caso, della testa. E tornando ai nostri giorni, quindi l'autorità portuale, abbiamo detto prima, forse la perderemo, ma cosa si può fare? Ma io direi innanzitutto ai nostri, per evitare di perdere tutto, ai nostri politici, non so se già hanno fatto qualche giochetto con Catania, Palermo e Roma, non lo so, perché mi sembrano tutti assenti. L'unico che ho sentito dire qualcosa in proposito è stato l'onorevole Zappurra, però non ho visto una concentrazione in massa dei nostri deputati, sia regionali che nazionali. Vedo che c'è assenza totale, ed è fondamentale secondo me che l'autorità portuale venga, nel caso in cui si dovesse scegliere per quella dello Ionio, venga scelta quella di Augusta, perché se dobbiamo scegliere il sito con le stesse condizioni come è stato scelto il Presidente fino ad oggi, possono fare Catania e Messina benissimo. Palermo o Catania o aiutarsela a scelta. Palermo è stata scelta. E quindi la parte quindi orientale... Quindi sarebbe l'opzione Catania o Messina. Catania, Messina o Augusta. Ecco. Ripeto, se il criterio non è quello del porto, ma il criterio forte del colui che nomina, allora sicuramente noi non ci saremo. Ma se dobbiamo andare a scegliere il sito, non ci sono dubbi, anche per importanza di gettito Augusta dovrebbe essere scelta, perché quello che diamo noi al governo centrale non è certamente quello che dà né Messina né Catania. Una volta, se non ricordo male, al riguardo, l'allora sindaco Santarello, lo diciamo per la storia, ai 420 diceva che noi diamo miliardi di vecchie lire allo Stato e non abbiamo di... un riscontro altrettanto forte. Non dimentichiamoci forte. Che da qui, da Augusta, parte il 30% dell'energia nazionale. Nel senso che mandiamo le benzine, certo. Questo è il senso, no? Certo. Il 30% dell'energia nazionale parte da Augusta. E per il resto questi mille miliardi di lire, ma cosa diamo allo Stato in termini di royalty o di altro, di imposte, tasse, come si può quantificare? Noi come autorità portuale
incassiamo molti soldi. Ogni anno io credo che non incassiamo meno, non meno di 20-25 milioni di euro, credo, tra tasse di ancoraggio, tasse di imbarco e sbarco. Nonostante la crisi, diciamo. Certo, milioni di euro. Siamo assestati intorno ai 30 milioni di carico, per cui il conto si fa facilmente. In più poi ci sono le cosiddette tasse di ancoraggio, che si pagano, che sono queste qua abbastanza cospicue, quindi diciamo noi come entrate ne abbiamo parecchie. A Catania invece è tutt'altra storia, non ci sono questi numeri assolutamente. Non avrebbe senso. Secondo me preme moltissimo invece il portafoglio di Augusta. Loro hanno costruito adesso queste banchine, leggevo sul giornale che hanno 24 milioni di euro di debiti, la società che sta costruendo le banchine si è fermata perché diciamo vorrebbe delle garanzie in tal proposito che ancora non ci sono, e quindi mi pare di capire che il tesoretto che accumula Augusta potrebbe fare gola per poter continuare le opere che loro interessano. Visto che ancora abbiamo un po' di tempo, mi viene in mente una riflessione, mi fa specie, per dire con un termine che ormai non è forse in disuso, cioè mi meraviglia il fatto che la Marina Militare sia riuscita a razionalizzare le risorse economiche, finanziarie di uomini, perché ha chiuso Messina, è rimasto insomma un residuo, praticamente dovrebbe chiudere poi del tutto, per puntare su Augusta, perché prima il comando marittimo autonomo era Messina. Sì. Augusta per la sua posizione strategica ha una sua importanza, la base e questa qui, e le risorse sono orientate su Augusta, mentre invece appunto ancora da questo punto di vista noi abbiamo un ministro Lupi, che è lo stesso che c'era prima con Monti, che mi pare voglia privilegiare Catania, se non ho capito male, da certi discorsi che sento fare. Quando è venuto qui a Siracusa? Noi con una delegazione di Assoporto è andata ad incontrarlo. Lui ci ha assicurato che Augusta avrebbe avuto l'autorità portuale, sarebbe stata, come dire, Augusta la titolare di questa super authority. Lui già il 13 giugno si era espresso che avrebbe dato i nomi dei porti deputati ad avere le super authority. A tutt'oggi non si è visto niente, quindi per me già è catalogato come persona poco seria. Quando una cretinata di questa potrei dirlo io. E va bene, insomma, certo. Io nessuno. Ma quando la dice un ministro con tanto di data, e adesso è trascorso più di un mese. Non solo questo, ma lui ha riconfermato Buia quale commissario. Per questo è un dato che fa pensare male, in questo senso. Che Buia, ricordiamolo, è direttore generale del ministero, c'è cioè uno stretto collaboratore dello stesso ministro. Vabbè, dovremmo chiudere, anche se la conversazione è molto interessante. Però adesso cosa abbiamo in prospettiva? Cioè, se noi dovessimo dire ai ragazzi che si diplomano a nautico oppure che tentano di bussare alle porte delle agenzie, a questo punto dobbiamo dire per ora non c'è spazio. Sono fiducioso. Cioè, io sono convinto che questa crisi che c'è, di cui tutti parlano, è solamente italiana la crisi. Ma voglio che dicono in Europa, nel mondo, dappertutto girano, le economie girano. Il problema è solamente italiano, quindi io darei un suggerimento, non sono un economista, però tutti questi signori che si sono succeduti, no? I quali dicevano che già con l'allontanamento di Berlusconi avremmo avuto dei benefici, già solamente con l'allontanamento. Ho visto si sono succeduti tre presidenti del Consiglio e stiamo andando sempre peggio. Quindi io dico, perché quando questi signori, l'ho detto oggi sul sito, su Facebook, pensano una cosa, se facessero il contrario, azzeccherebbero. Questi fanno di tutto per, come dire, per incasinarci sempre di più. Non ho visto mai una legge, un regolamento, una norma che possa dare sviluppo. Noi siamo bravi ad imbrigliarci sempre di più. Questo è il fatto italiano, solito italiano, complicare cose semplici. La burocrazia che stringe. E poi abbiamo la questione fiscale che è bestiale. Quindi voglio dire, quando io credo che sia matematica, non è questione di altre cose, quando uno va a pagare il 75% e il 25% dovrebbe rimanere con tutti gli oneri a carico tuo, è matematica questo. O chiudi dopo domani,
Oppure non hai prospettiva, non c'è possibilità di assumere giovani, assolutamente. Allora vorrei sapere io, visto che siamo in clima di fiducia, ma anni fa si parlava appunto della burocrazia, la dogana che non era aperta tutto il giorno, la notte, abbiamo ancora il riscontro della polizia di frontiera che non c'è, non ha l'ufficio. Si parlava di tante cose, proprio dal punto di vista burocratico, che impediscono una normale. Ma anche lì la colpa è dell'autorità portuale, secondo me, perché il presidente dell'autorità portuale deve prendere coscienza che è nelle sue funzioni il raccordatore di tutte queste autorità che insistono dentro il porto. Lui è il Riccardo Muti della situazione. È il direttore d'orchestra. Esatto. Gli altri sono gli strumentisti e tutti si devono raccordare a lui, è lui che li deve coordinare. Quindi quando c'è ovviamente qualche cosa che stona, deve essere il presidente dell'autorità portuale a dire non ci siamo, vai bene con questa nota e non con quest'altra. Ecco, qui secondo me è sbagliato. Perché? Perché se il presidente dell'autorità portuale, purtroppo io torno a battere sempre lì, fosse un imprenditore marittimo, quindi un conoscitore fisico del porto in tutti i suoi meandri, sono convinto che gli verrebbe molto più facile questo. Qui invece siamo di fronte a delle persone prestate a questo, come dire, settore, che non è per niente facile. Ma il presidente non è solo, c'è un comitato, no? Sì, che lo assiste. D'accordo, però noi dobbiamo avere per il futuro un segretario che deve essere un esperto di diritto amministrativo, il che non è facile questa materia nemmeno per gli avvocati specialisti in questo settore, perché è una materia molto complessa e difficile. Il presidente deve essere uno del settore che abbia requisiti e che abbia soprattutto idee, perché io credo che una persona deve avere, nel momento in cui si insedia un sodalizio di questo tipo, quantomeno due o tre idee da portare avanti. Magari non li realizzi tutte, ma almeno una che possa portare, come dire, lustro al paese e alla città dovrebbe averla. Su questo non ci sono dubbi. È come quando io da ragazzino dicevo sempre: se un giorno dovessi diventare sindaco, devo risolvere due problemi, perché attanagliavano questa città, che era l'acqua che mancava sempre, sì, e l'energia elettrica appena pioveva. Ebbene, io dico, se un giorno dovessi diventare sindaco, devo risolvere questi due problemi. Però prima questo abbiamo risolto, no? In qualche modo. Non abbiamo risolto niente, garantito che non abbiamo risolto niente. Augusta negli anni 70, anzi 60-70, era il primo comune per consumo di energia elettrica grazie ai raffinatori, ed era la seconda città d'Italia dopo Milano per numero di macchine rapporto agli abitanti, sì. Quindi era ricchezza. Sì. E un'altra cosa di cui mi vergogno, e lo dico qui pubblicamente, è l'unica città che non ha intitolato una strada ad Angelo Moratti. Ah. Noi abbiamo tutte le strade intitolate ai signori Guozzi, ai signori Spinelli, ai signori Giacomo Matteotti, sicuramente personaggi grande, molto importanti, sicuramente, ma chi ci ha tolto, come dire, la fioscina dalle mani o il carretto da sotto, come dire, le chiappe, è stato il grande Angelo Moratti. Il fondatore della Lazio. Il fondatore della Lazio. Oggi esso, lo diciamo per oggi, la cronaca, oggi, per la storia e per la cronaca. Però questa città non ha neanche dedicato una piazza, una via, uno slargo a Federico II, il fondatore, quindi questo è già significativo. Il fatto che stiamo facendo cascare il castello a pezzi, vuol dire che ci vergogniamo. Dovremmo, e anche lì, più volte abbiamo denunciato, ora dovremmo anche parlare di un'altra cosa, cioè del ponte, che mi pare anche lì pericoloso. Il ponte è l'unica cosa dedicata a Federico II, sì, che forse sta crollando. Va bene, noi ci congediamo dal presidente della Soporto, Davide Fazio, per questa franca chiacchierata, nella speranza di poter finalmente avere qualcosa di non più concreto al riguardo, e cioè per esempio la risoluzione del problema dell'autorità portuale. Importantissimo.